Salve a tutti e benvenuto a un nuovo episodio di iSER. Intanto colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale così che non perderete altri video che pubblicheremo sia per questo format che per gli altri, che sono Anime della nostra infanzia, Gimplotti e Condotti PS. Nel mio video precedente vi avevo parlato di diversi modi di dire adesso. In questo video parleremo dei 5 modi per dire terra. A differenza del video precedente, che c'erano 6 diversi modi per dire adesso, che sono tutti sinonimi, in inglese i 5 modi per dire terra hanno un significato diverso, in base alla circostanza. Tutti questi vengono tradotti in italiano con terra, ma hanno dei significati diversi. Iniziamo con floor. Floor significa anche piano. First floor, second floor, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando voi dite, se siamo in una casa, mettilo a terra, in inglese si direbbe con qualcosa tipo put it on the floor. È vero che floor significa piano, ma può significare anche terra in base alla circostanza. Poi ovviamente c'è earth, che è esattamente il pianeta terra. Tipo, viviamo sulla terra. We live on earth. Poi c'è ground. Ground significa semplicemente terra. A differenza di floor, ground è più utilizzato quando tu vuoi dire mettilo a terra, però non si è in una casa, ma si è fuori, per strada. Se io devo dire mettilo a terra, in inglese diremmo qualcosa tipo put it on the ground. Poi c'è soil. Soil è il terriccio. È vero che si traduce con terriccio, ma magari in alcune regioni dicono terra, nel senso prendi la terra per il giardino. Get the soil for the garden. Infine abbiamo land. Land si intende un appezzamento di terra. Per esempio, se uno ha un appezzamento di terreno in campagna, uno può dire in inglese I have a piece of land in the countryside. Ho un appezzamento di terra in campagna. Molto bene. Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo video di iSER. Ciao.